Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è venerdì 18 maggio, sono le 7:30, come sempre, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo e ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pesino, fondatore del sito tradingportutti.com. Veniamo al calendario macroeconomico. Quest'oggi avremo tutto sommato una mattinata tranquilla. Partiremo soltanto a pomeriggio con dati importanti sul canadese. Oggi è venerdì, quindi in linea di massima c'è poco niente dal punto di vista calendario. Abbiamo però alle 9 il discorso del membro della FOMC, poi passiamo direttamente alle 14:30 con l'indice dei principali prezzi del consumo e l'evento di generale al dettaglio per quanto riguarda la canadese, quindi attenzione al CAD che potrebbe muovere parecchio. Poi chiudiamo con i due discorsi dei membri FOMC alle 15:15, Brainard e Kaplan, dopodiché la giornata dovrebbe essere terminata dal punto di vista calendario macroeconomico. Vediamo se sarà così o se ci saranno sorprese. Allora, ricominciamo con il nostro bel euro-dollaro, il nostro bel euro-dollaro. Intanto saluto Pierpaolo e Giuseppe, ciao Giuseppino. Euro-dollaro, che dire, il dollaro continua con questa sua cavalcata inarrestabile. Abbiamo l'euro che ieri ha fatto nuovi minimi di giornata, non è riuscito a rifare i minimi sostanzialmente del 16 di maggio, quindi 2 giorni fa. Oggi la giornata per adesso è in positivo, però bisogna aspettare alle 8, perché alle 8 che ci sarà il movimento brusco, come ormai tutti i giorni abbiamo dei movimenti pazzeschi alle 8 del mattino, roba che neanche durante il rilascio dei tassi di interesse è in questa maniera. 1,18,15, un movimento dove cercare secondo me indicazione di alto, indicazione di ribasso. Aspetterei di uscire da questa area di lateralità che si è venuta a formare. In realtà c'è un altro livello qui, se proprio lo vogliamo guardare. Abbiamo una decina di pip, ma visto che tanto più di quelli non si riescono a fare, 10-20 pip al massimo, è il massimo del movimento che si riesce a prendere quando è in laterale il mercato, lo possiamo anche utilizzare. Quindi diamo l'1,1788 e anche l'1,1774. Come sempre lo ricordo, il tutto completamente gratuito. GBP USD. Diciamo che questo servizio, a differenza di molti, non si limita a dire che cosa è successo ieri, che l'ho capito anche da solo, ma vi dà comunque, si espone in maniera gratuita a quelli che potrebbero essere livelli di prezzo. Credo di essere forse uno l'unico, probabilmente, che fa le dirette rilasciando 6 livelli completamente gratuiti, che poi sono 12 in realtà. 1,3518 è un buon livello dove andare a cercare indicazioni a rialzo, poi al ribasso andare a cercare dopo la rottura di 1,3501, non prima, assolutamente. Andiamo a vedere adesso Audi USD che cosa ci racconta. Tutto il mercato è completamente laterale, quindi questo ci dovrebbe preannunciare o un'ulteriore esplosione a rialzo del dollaro, quindi sta accumulando prima di una ripartenza del dollaro al rialzo o di un'inversione. Questo porta a rischiare tantissimo, sia puntando su un rialzo che puntando su un ribasso, perché qui siamo arrivati, a mio avviso, a dover utilizzare il termine puntata, perché quantomeno io che lavoro con l'analisi ciclica non ho nessun tipo di logica in questo momento, nel senso che un po' saltato di tutti, i cicli sono molto in ritardo, siamo ancora nella componente accettabile, però rispetto agli ultimi anni di regolarità è diventato difficile in questo periodo. Infatti in intraday 10 pip porto a casa. 0,7518, un buon livello dove cercare indicazioni a rialzo, quella ribasso andare a cercare con la rottura di 0,75 e 0,1 più o meno. Adesso io, come sapete, leggo esattamente cosa c'è scritto sul supporto, ok? Quindi poi regolatevi, ciao Tiziano, regolatevi con i vostri trade, non fossilizzatevi sul mio livello, perché se avete un altro broker avete prezzi differenti probabilmente, quindi mi raccomando, non commettete l'erroraccio di usare il livello così nudo e crudo com'è, perché può rivelarsi errato. Euro GBP, USD siamo sempre ribassisti, scusatemi,
e rialzisti con la nostra posizione e daily, quello che vedete lo stop, non è che è uno stop intraday, chiaramente è questa operazione qui. Vediamo se oggi si deciderà a ritornare in profitto. Ciao Antonino, benvenuto. Per quanto riguarda RUGBP questa notte ha avuto un bel movimento. Ma questa notte era ieri, no, era il momento di ieri sera. Qui abbiamo un livello di supporto, in realtà è un po' più in alto rispetto al livello che ha preso ieri, però ci voleva fregare perché in realtà il livello da tenere in considerazione è questo qua sotto, è evidente, l'ultimo che ha tenuto è lui. Quindi direi 0,8720 potrebbe essere un'area interessante dove cercare eventuali indicazioni a ribasso, eventuali invece indicazioni a rialzo le andrei a pescare. Ovvio che la rottura di questi piccoli livelli qua sono piccolini, però lo vedete. Ha tenuto parecchie volte, anche se poi è pieno zeppo di massimi, minimi, aperture e chiusure, quindi 0,3740 rimane un livello interessante. Però ripeto, fuori dai mercati, per carità, fin dopo le 9:30, 10, anche 11, perché è da suicidio, soprattutto tra dare alle 8 e alle 9 da pazzi. Non c'è un giorno che si possa avere una previsione corretta se non dettata da movimenti improvvisi e anche un po' contro tendenza, quantomeno per chi lavora come me, per chi lavora solo a livelli, allora mette un ordine sotto, aspetta che rompa. Crude oil, ieri abbiamo preso questo bellissimo short, chiuso proprio pochi centesimi di movimento, ha fatto ancora, poi si è rimangiato tutto, cioè si è rimangiato oltre metà del movimento, quindi un bel trade abbiamo preso. Che dire, questo livello qui è un livello dove il mercato ci sta girando intorno, quindi io lo lascerei stare, ne andrei a cercare eventualmente indicazione a rialzo sulla rottura del livello di ieri di 71,90 e indicazioni eventuali di ribasso, qui non prenderei assolutamente nulla, aspetterei qua. Ribasso non c'è, non abbiamo indicazione per un ribasso, il livello è lontanissimo. Quindi bisogna vedere cosa succederà oggi, tanto lì la tendenza è rialzista, a meno che non andiamo a piazzarci qua, allora potremmo utilizzare questo livello. Il 71 e 46, attenzione perché c'è pochissimo spazio di movimento, ok? Quindi 71 e 46, allora ci può stare come livello per uno short, ci sono 20 centesimi sì e no di movimento, 20 centesimi di dollari. Il petrolio e le commodity non si misurano in pips, come a volte sento dire, ma sono centesimi, ok? Quindi qui parliamo di 31 centesimi di movimento del dollaro. Perfetto, vi do appuntamento domani mattina alle 10 per l'analisi settimanale. Vi auguro una buona giornata di trading, come sempre massima attenzione. Non è obbligatorio essere a mercato, se non ci sono le condizioni state fuori, fate altro. Ok? Ciao a tutti, vi auguro una buona giornata e buon trading. Ciao ciao!